Buongiorno ragazzi, allora volevo fare un video per rispondere alle vostre domande che mi avete fatto su Instagram riguardante la vita ultimamente, ce ne sono veramente tante, però per colpa di qualcuno è abbastanza complicato stare seduta e fare un video. Già adesso ci stiamo per incazzare perché la mamma sta facendo un video, vero? Eh sì, guarda come ci incazziamo, no? E quindi l'unico modo per rispondere a queste domande è filmarle mentre faccio la mia giornata tipo, o le mie giornate tipo, perché non sono nemmeno sicura che sarà possibile filmarlo tutto in un giorno. E rispondiamo in modo tranquillo, senza urlare. Chi è che si è svegliato alle 3, alle 5 e poi di nuovo alle 7 e non ha fatto dormire la mamma? Intanto facciamo colazione e poi cominciamo. Qui vogliono sapere dove dormi. Ci racconti dove dormi? Aru non vuole condividere la sua postazione letto. Qui abbiamo la Next to Me, che è una culla che si mette attaccata al letto. E lei di base dorme qui dentro. Noi ci diamo a turno. Quindi quello che facciamo è Min gli dà da mangiare l'ultima volta verso l'una di notte, nel mentre io vado a dormire nella sua stanza. Poi di solito si sveglia se va bene per le 5, quindi alle 5 quando inizia a piangere, che ha fame, allora vengo qui, le do da mangiare e poi dormiamo assieme qui fino a... insomma, dormiamo. Difficilmente poi si riaddormenta, diciamo che di solito dalle 5 in poi è un po' random, nel senso che mangia, poi si riaddormenta mezz'oretta, sta fermo mezz'oretta, poi si annoia e quindi si risveglia e mangia un altro po' e poi vuole giocare e poi no, non lo so. Diciamo che solitamente le 5 o le 6 è effettivamente l'orario in cui poi ci svegliamo e lei poi si riaddormenta tipo verso le 11, quindi siccome dormire dall'una alle 5 sarebbe impossibile, cioè nel senso sarebbe troppo poco, per questo abbiamo fatto, ci stiamo dividendo, quindi io di solito vado a dormire alle 11, riesco a dormire fino alle 5 e Min poi va a dormire all'una e dall'una poi può dormire fino alle 9, 10, 11, insomma quant'è. Bene, ora che è un po' calma posso finalmente rendermi una persona presentabile e continuare questo video, perché sennò la gente prende paura, cioè queste occhiaie, cioè io mi scuso con tutte le persone che vedono questo video e mi vedranno, e mi vedono in queste condizioni, è proprio un video senza filtri, proprio esattamente com'è. Aru, andiamo a mostrare dove sta dormendo la mamma adesso? Sì, la mamma adesso sta dormendo qui. E appunto qui è dove dormo io. Eh sì. Sei tu la colpevole, è inutile che fai questa faccetta. E quindi sì, questa è la mia postazione letto fino alle 5, quando Aru poi inizia a fare le urla pazze. E quindi una volta che poi alle 5 si sveglia e inizia a urlare, torno nell'altra stanza, le do da mangiare e poi cerchiamo di dormire con poco successo. Aru, guarda, abbiamo un nuovo libro, vogliamo leggere questo che forse ci piace di più dell'altro, perché l'altro non ci sembrava molto bellino. Che te dici? Oh, guarda! Aru! Ma ti piace? Gnam! Gnam gnam gnam! Qua qua qua! Ah. Sì! E ti fanno ridere le paperelle, sì! Qua qua qua! Papà! Che animale è questo? Leopardo, sì, c'è leopardo. So favorite. Sì, leopardo. Come i pantaloncini che avevi ieri, sì. Leopardo piace mamma. Eh sì. Basta, finito libretto. Umano. E proprio per la nostra night routine è arrivata proprio una cosa importante, indispensabile, che ci mancava. Vero bella, così magari la mamma smette di alzarsi 20.000 volte di notte. Sì, piccolino, però basta. Così non devo scendere 20.000 volte di notte. Ok, quindi questa è la postazione letto ultimata. Qui c'è, come vi ho fatto vedere, la culla da attaccare al letto. Questo è il cuscino che sto usando adesso, che mi permette poi di allattare perché la sorregge. Poi abbiamo, qui c'è la sveglia che fa anche da umidificatore, ci mettete l'acqua dentro e poi esce il vapore, il tiralatte per di notte quando Min gli dà da mangiare, quindi devo tirarmi il latte, sennò mi esplodono le tette, detta proprio semplice.
E poi qui adesso il frigo, in modo che quando tiro il latte poi lo posso mettere direttamente qua dentro, e non serve che poi vado giù, lo metto in frigo, eccetera, più comodo. Nel mentre mi è anche arrivato un pacco da Ava e May. Ho già letto degli spoiler su cosa ci sarà dentro, non vedo l'ora di vederli. Come già avevo detto, i prodotti Ava e May sono tutti vegani e cruelty free e hanno candele, diffusori per ambiente, profumatori, eccetera. E ogni profumazione è ispirata a una nazione, quindi dovrebbe ricordarvi un po' il posto da cui prende il nome. Eccole qui, queste sono le due nuove candele. Questa si chiama Cherry Kiss e questa Croissant in Bed. Sono entrambe in stile Parigi. E Cherry Kiss dovrebbe ricordare un bacio al gusto di ciliegia davanti alla Torre Eiffel illuminata. Infatti sa di lampione, fiori di mandorla e ciliegia. Comunque bellissimo anche il design. Mentre appunto Croissant in Bed dovrebbe ricordare il profumo dei croissant appena sfornati quando si fa colazione a letto. E il profumo è un misto tra nocciola, vaniglia e zucchero di canna. Queste candele sono da 200 grammi, quindi dovrebbero durare circa 45 ore. E tutte le loro candele sono fatte di cera di soia, quindi non ci sono cose chimiche all'interno e sono sicure anche per i bambini. E oltre alle candele, hanno anche i diffusori. Vi lascio il link qui sotto se volete andare a curiosare nel loro sito. Vi lascio anche il codice sconto Coriago che vi dà il 50% di sconto senza spesa minima più una mini candela in regalo a vostra scelta. Il codice vale però solo 2 settimane, quindi andate a vedere. Bene, ci siamo spostati qui. Momento per Aru di giocare. Gli piace un sacco tra l'altro questo gioco, gliel'ha regalato la zia, vero Aru? E prossima domanda riguarda, molti tantissimi hanno chiesto riguardo all'allattamento, se sto allattando io, se invece gli sto dando latte in formula, latte in polvere, quindi adesso andiamo a rispondere un po' a questo. Sto allattando, sto facendo allattamento misto, nel senso che ho iniziato dandogli solamente il mio latte, però posso dire che per me a livello psicologico è stato veramente molto difficile, nel senso che lei non è che si voglia molto attaccare, cioè nel senso si attacca, poi si stacca, poi urla, poi si riattacca, cioè il primo mese che comunque mangiava ogni 2 ore praticamente era, penso, la parte più stressante della mia giornata dalle da mangiare, anche perché quando urla, urla in una maniera che veramente ti stordisce. Cioè praticamente stava attaccata un minuto, poi si staccava, urlava, poi si riattaccava, urlava. È stato veramente, veramente duro. Era difficile per me, però naturalmente anche per lei. E vedevo che comunque aveva ancora fame, quindi come mi ha consigliato la pediatra, gli sto dando l'integrazione con il latte già pronto, il latte artificiale, quindi stiamo facendo diciamo metà e metà. Cioè, in realtà per la maggior parte beve il mio latte che però molto spesso mi tiro. Cioè dipende un po' dai giorni, a volte si attacca ed è contenta e quindi le do tranquillamente il seno, e altre volte invece non ne vuole sapere e quindi semplicemente me lo tiro e glielo do col biberon, quindi dipende. Stai parlando con il pupazzetto? Ho parlato anche con un'ostetrica, è venuta qui, mi ha aiutato, penso sia dovuto al fatto che il flusso del seno è troppo forte, quindi tipo non riesce a coordinare la respirazione in seno. Inizialmente pensavo fosse dovuto al biberon, nel senso che il biberon è più semplice da bere rispetto al seno perché esce di più. In realtà è il contrario, nel senso che il biberon ne esce poco e quindi riesce a berlo in modo più semplice. Infatti se gli metto la tettarella, quella lì che ne esce di più, impazzisce, non riesce a berlo nemmeno col biberon. E devo dire che all'inizio mi sentivo un sacco in colpa perché c'era un po' questa pressione che, oh mio Dio, se non latti al seno non sei una madre, cioè non lo so, a volte cioè, mi sentivo come se fosse super colpa mia che lei non voleva attaccarsi, come se io stessi facendo qualcosa di sbagliato e se le dessi il latte in formula fosse una cosa tragica. Poi a una certa sono arrivata alla conclusione che piuttosto di andare avanti e così andare fuori di testa sia io che lei, perché non riuscivamo a coordinarci bene, era meglio che in alcuni casi lei dessi semplicemente il latte con il biberon o il latte in formula quando insomma non ne avevo più io e serviva lei. Oggi però devo dire che è stata brava e si è attaccata bene al seno, quindi per oggi ragù sì. Certo che fare questo vlog è complicato, qua siete tutti a tappiccicati, mamma Anna non può lavorare, ragù, no, non può lavorare. Comunque consiglio, se anche voi state allattando e vi sentite che è difficile, non ce la fate, state tranquille perché non siete le uniche e va bene così. Cioè, penso la cosa più importante sia appunto trovare la serenità nel momento del pasto, e per ora
più o meno ci siamo. Oh, non ci siamo già stancati di giocare? Ma ci siamo stancati di giocare? Hai visto che c'è Ragù? Cosa ci fa Ragù qui? È venuto a trovarti? Ah, sì, abbiamo detto che andiamo a fare la passeggiata. La passeggiata, sì! No, no, adesso andiamo, sì. Non vogliamo fare la passeggiata. Andiamo, andiamo, andiamo. Bene, eccoci a fare la passeggiata. Ru si è già addormentata. Cioè, la metti nel passeggino, questa si addormenta perché ci sono tutte le oscillazioni, quindi lei super addormentata. Altra domanda che molti mi hanno fatto è: che passeggino alla fine hai scelto? Ve l'avevo chiesto su Instagram di consigliarmi. E alla fine quello che sto usando adesso è il trio di Inglesina, che tra l'altro, a parte il fatto che è obiettivamente bellissimo, cioè è molto fancy, super super carino, e in più personalmente lo trovo estremamente comodo. Adesso stiamo usando principalmente la culla, che molto spesso in casa uso anche per dormire, e il l'ovetto da mettere in macchina. Ah, questo cosino che si gira, potete quindi scegliere l'inclinazione, quindi per esempio se le sto dando da mangiare qualcosa eccetera, lo mettiamo un po' più in alto in modo che non si ingozzi. Poi amo il fatto che si possa alzare tanto la sbarra con cui l'ho portato in avanti. Per esempio, io odio quando le cose sono basse, cioè io amo appoggiarci tipo il braccio, e quindi gli altri che avevo provato erano troppo bassi per me, questo diventa altissimo. Poi c'è anche il tettuccio che si apre, c'è tipo una zip che puoi aprire, quindi di solito mi metto sul tettuccio, apro la zip in modo che comunque entri un po' di luce del sole, però rimane protetta e non prende troppo freddo. E bellissima anche la borsa c'ha sia tutti gli scompartimenti per le bottiglie, le borracce eccetera, in più ha anche a lato tipo delle tasche termiche dove ci mettete tipo i pezzi di ghiaccio, io ci metto il coso di ghiaccio e poi ci metto dentro il latte quando l'ho aperto, latte in bottiglia. E poi c'è tutta la sezione per il cambio pannolino, quindi una specie di mini fasciatoio portatile, quindi super comodo. Comunque trio Inglesina, questo è il modello Attica, super approvato. Ok, ma lo stiamo qui a guardare le luci da discoteca mentre mangia, va bene? Le luci da discoteca. C'è anche Ragù che ci controlla. Ragù, controlli tu, vero? Sì, bravo, sì. Bravo, bravo, bravo. Eh sì, guardalo che gira, guardalo che gira. Sì. Ecco, concentrati su questo coso, giusto a tempo di mangiare. Altra domanda che mi è stata fatta tantissimo riguarda l'esercizio fisico: sei riuscita a ricominciare a fare esercizio fisico, quanto sei ingrassata? Poi ci sono stati anche commenti di persone non molto carine, tipo oh mio Dio, ma perché hai ancora la pancia dopo che hai partorito? Insomma, sempre questi commenti molto simpatici che ti riempiono di gioia, anche perché, cioè, fa un po' ridere la cosa, perché quando sei incinta tutti, oh no, ma come stai bene, oh che bella pancia che hai, poi appena partorisci, no, ma questa pancia. Quindi mi serve un po' di calma interiore per riuscire ad ignorare questi commenti, però ci sto lavorando. Sono ingrassata una quindicina di chili da quando sono, cioè rispetto a quando sono rimasta incinta, poi ne ho persi quando è nata lei, boh, tipo 5, e adesso pian piano sto cercando di recuperare. È passato un mese e mezzo da quando ho partorito, quindi ho fatto la visita col dottore, mi hanno detto che posso tranquillamente fare esercizio fisico, perlomeno insomma quello che mi sento. Non è facile, nel senso che cioè bisogna stargli attaccati 24 ore su 24 praticamente, e quando dorme dobbiamo per forza dormire anche noi, perché sennò vuol dire non dormire mai. Quindi è un po' difficile riuscire a trovare il tempo da dedicare all'attività fisica, quindi cioè, per me l'unica soluzione è farla assieme a lei, quindi appunto la metto nella fascia e faccio quello che si può fare. Ci sono diversi corsi online di esercizi che si possono fare con la fascia in sicurezza assieme a un bambino. A lei piace tantissimo, perché come vedete in realtà ho appena finito di fare appunto la mia dose giornaliera di esercizio, e come vedete si addormenta. Cioè lei, la sua cosa preferita sono gli squat, sta urlando come una pazza, fategli fare gli squat e lei si addormenta. Infatti anche Bin di notte, quando non riesce a farla addormentare, si mette a fare gli squat. Però sì, devo dire che forse anche a livello psicologico il fatto di aver preso molto peso, soprattutto dopo che ne avevo perso molto, perché comunque avevo finito di fare la dieta
da 6 mesi, poi sono rimasta incinta e quindi ho ripreso peso. A livello psicologico è stato abbastanza faticoso, nel senso non riuscivo proprio a vedermi con la pancia, mi metteva l'ansia perché sapevo che avevo lavorato così tanto per riuscire a dimagrire e poi sapere di dover fare di nuovo tutto da capo, insomma non è stato facile. Io ho preso soprattutto tanto peso, tanto insomma comunque la maggior parte dei chili che ho preso li ho presi tra l'altro nei primi 3 mesi, però insomma adesso ci sono quei chili da perdere e ci stiamo lavorando, speriamo magari per l'estate di riuscire a tornare abbastanza in forma. Allora, altra domanda è stata: in che lingua le parlate? Che lingua parli, Aru? Che lingua è? No. Allora, per quello, per ora stiamo facendo, io le parlo in italiano e Min le parla in coreano, ma se siamo io e Min assieme, allora tra di noi parlando in coreano, le parlo in coreano. Così ci hanno detto che facendo in questo modo dovrebbe riuscire ad imparare senza problema entrambe le lingue, vero? Cosa fa il papà? Cosa fa papà? Elettricista. No, elettricista, Min. Sta attaccando la mensola. Appa. No, no, Min, basta con questa storia, no. Beh, appa non tocca più. No. Mamma. Mamma, esatto. Mamma. Devi dire. Mamma. Mamma. Non ci esce. Tanto piacevole. C'è la sola punta della lingua, non le esce. Okay. Mamma. 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 Ho lasciato Aru a Min. Io di solito la tengo al mattino, Min la tiene al pomeriggio. E domanda: come ci dividiamo i compiti? Io principalmente le do da mangiare e Min è l'addetto al cambio pannolini. Infatti sentivo delle urla, probabilmente le sta cambiando il pannolino in questo momento, e l'ha detto anche al bagnetto alla sera. Infatti lui appunto è quello che la mette a dormire poi alla sera dopo aver fatto il bagnetto e quindi è tutta rilassata. Aru, ti è esploso il sedere, ti è esploso tutto il culo, è esploso il culo, come facciamo? Aiuto. Min, do you like your job? My job? Yes. My job for her? Yes. Yes, I love it. You love to clean her ass? I should say yes. 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 Patata. And... Basta, Min, non soffiargli nel culo. Ventilation. Haru. Ti piace cambiare pannolino con papà? Ti piace? Sì, ma il cambio pannolino è la sua parte preferita della giornata. Sì, sì. Ok, ne approfitto per rispondere ad altre domande mentre sto facendo il riposino pomeridiano. Allora, molti mi chiedono a chi assomiglia, secondo me. E io lo so che molti dicono che assomiglia a Min, perché effettivamente ha un che di occhi a mandorla. Però era la stessa cosa che pensavo anch'io. In realtà sono andata a rivedere, tipo a ritrovare delle mie foto da piccola e gemelle, cioè è esattamente me da piccola, cioè ha semplicemente gli occhi leggermente più a mandorla, però anche i miei erano un po' allungati, cioè erano molto molto simili ai suoi. Comunque state vedendo probabilmente adesso in questo momento le immagini in sovraimpressione, quindi ditemi voi. In realtà non assomiglia tanto a Min a livello di occhi, nel senso che Min veramente aveva gli occhi piccolissimi da piccolo, quindi cioè molto diversi da quelli che lei ha adesso. Però quando dormono sono identici, cioè sono veramente due gocce d'acqua. E anche di carattere, secondo me, la sua pazzia l'ha presa un po' da Min. Il suo urlare come una pazza senza motivo o apparente, secondo me l'ha preso da Min. Ma questa sono palesi. Aru, ma questa sei tu o sono io? Uguali, due gocce d'acqua. Due gocce d'acqua. Eh sì. Oh, oddio. Comunque è il momento del riposino pomeridiano, il mio preferito, perché di solito è molto tranquilla e o dorme o sta col ciuccio a guardarmi, a guardare il soffitto, a guardare... Lei ama questo. Questo coso lo ama, cioè è proprio
pazza per questo coso, quindi passa le sue ore a guardare quel coso lì, magari io ci gioco con le mani e è il momento in cui finalmente mi posso vedere un episodio al giorno di qualche drama coreano, comunque qualche serie su Netflix, quindi questo è uno dei momenti più rilassanti della giornata per ora. Ebbene, anche questa giornata è finita, c'è però l'ultima domanda, una di quelle che in realtà probabilmente necessiterebbe di una lunga spiegazione, però in realtà abbiamo anche fatto un video, vi mostriamo proprio l'intero processo, ed è: come è stato il parto e soprattutto è vero che si dimentica il dolore? Allora, io personalmente il dolore non l'ho scordato, anzi me lo ricorderò per sempre. È stato per me abbastanza traumatico, nel senso non tanto il dolore di per sé, ma il fatto che il dolore per me sia andato avanti per 3 giorni consecutive, con contrazioni ogni 5 minuti per 3 giorni, e contrazioni proprio forti che non riuscivo a dormire sostanzialmente, quindi sono stati 3 giorni di contrazioni in cui non riuscivo a dormire. E personalmente è stato molto duro proprio a livello psicologico, perché proprio ero stanca, cioè oltre al dolore di per sé che è forte, ero proprio stanca, ero stremata. E forse la cosa che più mi faceva incazzare era il fatto che la prima volta che sono andata al pronto soccorso mi hanno in realtà rimandato a casa dicendomi che ma non sono ancora le vere contrazioni, però erano ogni 5 minuti fisse e mi facevano malissimo. E il dottore continuava a dire, sì, ma queste non sono vere contrazioni, poi quando in realtà avrai quelle vere ti renderai conto che sono vere. Posso dirvi la verità, la differenza si sente, però, insomma, cioè nel senso, non è, nel mio caso naturalmente, perché poi ogni parto è diverso, nel mio caso non c'era tutta questa differenza, ok? Mi hanno fatto malissimo sia prima che quelle finte, secondo loro, quelle vere. Non, la differenza io onestamente non l'ho sentita più di tanto, anche perché, ve lo giuro, non riuscivo proprio a respirare ogni volta che avevo le contrazioni, e stare in queste condizioni per 3 giorni devo dire che è stato abbastanza pesante. Però appunto c'è proprio un video, abbiamo vloggato tutto, in realtà l'ho vloggato perché necessitavo di distrazione in quel momento, quindi in realtà c'è il vlog di questa cosa nel nostro canale in coreano, vi lascio linkato qui da qualche parte il video se non l'avete visto. Adesso è il momento di fare la nanna, mamma Anna va a dormire, adesso papà Min fa il bagnetto a Daru, il bagnetto, la mamma va a dormire. Se avete altre domande fatemele pure qui sotto, risponderemo magari assieme, so che ci sono molte domande anche per lui, quindi se avete domande anche per lui scrivetemele tutte qui sotto e poi risponderemo assieme magari in un video che probabilmente caricheremo sul nostro canale di coppia. Quindi vi aspetto nei commenti. Ciao! Buonanotte! Ciao, buonanotte! Aru, mi raccomando, concentrazione, domani dormiamo fino alle 7:30. 7:30, ok? Pazzi, good. Sì, 7:30. 7:30, let's go.